Questo programma è offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare da specialisti con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza. 183 Torino, se hai un frigo che non funziona vieni da noi a farlo cambiare. Eccoci in onda, 23:15 di martedì 12 marzo 2019, leggermente in ritardo per fare spazio alla partita di Champions League. Buona serata da parte di Eric Anzerri, anche a nome di Mattia Di Noi, che non so in che Ciao. stato sia. <ride> Come stai, Mattia? Bene, che cosa devo dire? No, era eh? riferito al messaggio che hai mandato oggi praticamente. Sono stracciato dove sembravi abbastanza moribondo. Diciamo. Ah, eh, no, mi sono ripreso. Fortunatamente ah, okay, sono riuscito a riprendermi in giornata. Sei... <ride> Dirlo mentre stai prendendo, probabilmente, una, un aspirina o similari. Non è probabilmente l'idea migliore del mondo. Sto bevendo l'acqua. Ah, ok, ok. Pensavo un boost. Pastiglie o bustine varie, che dir si voglia. Allora, parliamo no, di quello no. che è successo a Ro ieri sera. Uh, siamo Reducita France. Si Bene, buonanotte a tutti. <ride> ma no, questa finiamo... è la mia analisi di quello <ride> okay, che ho visto ma... ieri sera. Cioè, cioè quando, quando la cosa che mi interessa di più di WrestleMania è Battista contro Triple H, vuol dire che c'è un enorme problema. Perché? Cioè, cos hai cosa Cos'hai che... contro Battista eh? contro Triple H, scusa? Che è un match che nel 2018 no, 2019 non dovrebbe fregarmi niente, invece, è l'unico okay, match per però, cui ho vai. un minimo di interesse, Perché cioè non... questa cosa, sì. questo è sbagliato. Tutto ciò tutto è sbagliato, tutto è sbagliato. Ci, aspetta, eh, ci aspetta un mese di cinismo. Mi pare di aver, aver capito per quanto, sì. riguarda, per quanto riguarda. A la... parte che eh, già, già quello che ho detto due settimane fa l'hanno fatto, quindi. Posso dire di essere già abbastanza incazzato. Cioè, per cosa, la situazione. Di, cosa di grazia? Ha sconfitto il cancro. è <ride> cancer free. Era fin troppo facile beccarli. <ride> Beh, dai, alla fine si stanno ancora limitando tutto sommato. Dai, tu non... Ma si è detto che, che, ha che, che non ha più il cancro e due settimane fa ha detto che è in remissione, quindi il cancro ce l'ha ancora. Cosa, stia, cosa sta succedendo? <ride> cioè, chi dice la verità? Roman o la WWE? Penso Roman. Ma allora perché la WWE deve mistificare la realtà solo per cercare di mandare over questo uomo? La WWE, la WWE <ride> mistifica la realtà da quando è nata, probabilmente. Non, non, vedo, non vedo perché debba sorprenderti altro francamente. Ho detto ieri sera, ok, che eravamo a Pittsburgh, però nessuno se l'è cagato, poverino. Eh sì, perché comunque il pubblico di Pittsburgh... Cioè, l'unico che ha cagato ieri sera alla fine se andiamo eh, a vedere allora. il Kurt esatto. Esattamente. Boh, Esattamente. Andiamo. Vediamo, no, vediamo cosa, vediamo cosa accadrà praticamente. No, che c'è, scusa? No, no ripeto, ripeto la, la situazione cancer free ha battuto il cancro, già mi sta sulle palle. No. Sarà, sarà sempre peggio da quel punto di vista, mi sa, eh? Andiamo avanti. No, beh, no, ripeto, secondo me possono, possono fare molto peggio, che non è un invito alla WWE a fare peggio, eh, intendiamoci, però. Eh, tutto sommato la stanno trattando ancora 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 nel modo Eh guarda modo... Eh, no, Aspetta... filati, Possono far molto peggio eh, Aspetta con... che dicono che quest'uomo Che quest'uomo è... è Gesù Cristo <ride> no, E ha battuto il gioco. Cancro... Perché dovrebbero dire che è Gesù Cristo Scusa. Sarebbero capaci Hanno già annunzato sata... cioè, eh, Vabbè hai già la fai da pronta però allora. A quel punto Se dicono esatto. che Roma Reigns è Gesù è... Eh, beh, esatto, Roma Reigns contro Aleister Black <ride> Esattamente esatto. Esattamente allora, uh, no, allora la, effettivamente la rod. La rottura Estelmania. La rottura Estelmania sta abbastanza proseguendo. Uh, proseguendo nel, non voglio dire, nel, nello, oh. nel, nel, nello schifo tu addirittura dici. Non volevo, usare, sì. non volevo usare questo termine, però va bene, accetto la, <ride> accetto la tua definizione. No, ma dai, ma questa che è una rottura Estelmania decente, secondo te? No, no, sono totalmente d'accordo con te su questo. Cioè. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Tutto Sai che ciò oggi, è... uno, oggi uno su Reddit ha fatto i conti di quello che dovrebbe esserci a WrestleMania? C'è cioè il potenziale per avere 17 match a WrestleMania? E, credo che sia la peggior card che abbia mai visto in una WrestleMania finora. Zero hype per. Allora and and hype. andiamo a vedere i match fino a questo momento ufficiali di WrestleMania. Poi vediamo parliamo di quelli rumoreggiati. O comunque di quelli. Eh, di quelli di cui bene o male si sta. Eh, si, si poi si parlerà praticamente nelle prossime. Eh, nelle prossime... Ecco qua, nelle prossime, nelle prossime settimane, nelle prossime puntate. Allora, questa è la carta di WrestleMania. Oh, scusatemi, errore mio, c'era ancora la grafica della Champions eccoci qua allora Ronda Rousey contro Charles Flair contro Becky Lynch nel, eh, nel triple threat eh, per il titolo di Raw femminile eh, Brock Lesnar contro Seth Rollins universale Buddy Murphy contro uno tra Tony Nese Drugula, Gula e Seneca Alexander per il titolo Cruiserweight ma sappiamo benissimo che finirà nel pre-show eh, Triple Edge contro Batista in un nuovo smart match e il match da d'addio di Cortangle. Angle tanto ecco comincerei da questo giusto per discutere un pochettino eh, secondo te chi sarà l'avversario di Angle a Wrestlemania un Boh non lo so, ti dico che mi piacerebbe a me, però non sarà così perché è campione della WWE. a ah, me piacerebbe vedere almeno una volta nella vita Daniel Bryan contro, contro Kurt Angle mai... sto ridendo per una cosa che adesso vedrai eh. aspetta, che, adesso, che adesso scusami, ti farò, ti farò sentire più che, più che, più che vedrai dammi solo, dammi solo un secondo che la, che la preparo dal punto, dal punto di vista dal punto di vista tecnico, eccoci qua aspetta, eh. aspetta che la che, la metto, che la, metto in, in te la metto in diffusione eccola qui riferita, è riferita ieri sera aspetta che alzo il volume eccoci qua <ride> give me what i want me what you want give me what, I want. Is that what you want <ride> grazie. grazie. Grazie a Battista per questo, sì. questo crossover tra Battista e Spice Girls. Uh, no, secondo te, secondo, dicevo, secondo te chi sarà l'avversario di Angle? Visto che ne parlavamo, vai. Bella domanda. Volresti... Eh... Io un'idea ce l'avrei. Un'idea ce l'avrei, che avrebbe no, anche senso. Vai. Mettiamo così: Sina, sì, no? sì, anche. Però io persina io sina lo vedo verso un'altra persona. Visto che continua a parlare di lui. Sì. sei sempre convinto che vedremo Samojo contro John Cena. Eh, L'idea. Allora, allora, lo sc lo scopriremo eventualmente stanotte. O comunque cominceremo a vedere questa notte. Però è, è fin troppo facile buccarlo Quel match, soprattutto visto? visto che hai Artruff. A parte che vabbè. È... Sina e Gio, sono, sono amici, sono molto sì, amici. Quindi, esatto. potrebbe anche essere. Ti faccio, ti faccio vedere cosa ha postato quel trollone di Sina oggi su Instagram. Mm -hmm. Giudica, tu, <ride> giudica tu, cosa, cosa può essere, Aspetta. diciamo. Beh, eh, no, è vero. Sì, sì, eh. ho, visto. Eh, ho, visto, ho visto. Esatto, vabbè, può, può, ricordiamo che può. può, può dire voler tutto dire, dire tutto, niente, tutto può voler è... dire tutto eh, dire niente, è nel un gran troll esatto. nel, sul web. Ecco, per esempio, per esempio un giorno fa in, ha invece postato questa foto che, che non so, che non so onestamente come commentare, francamente. Cioè, cioè Big e con, è un fotomontaggio di Big E con, con qualcuno che non, che non riconosco, sfortunatamente. Comunque, vabbè, andiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti, dicevamo. Boh, cosa volevi dire? Cosa stai dicendo? Non lo so non No, interessa. sto dicendo che il possibile avversario di, di Angola a WrestleMania. meglio Ah, okay. ah è Sina ti direi, sì Sì, anch'io direi Sina, sì, perché comunque è il primo match Sina è... potrebbe essere, sì È il primo ehm... match di, di Angola in WWE e, ehm... cioè no, sì, no, il primo match di Angola, scusami Il primo match di Sina in WWE diventerà poi anche l'ultimo di Angola, probabilmente Pe potrebbe penso, cioè l'idea di base potrebbe essere quella Mettiamola così mm. Sì. E allora e a cosa porta l'eroe della vita di Artruf? E soprattutto Cioè a cosa sta portando questa roba qua? A un cioè, a a al massimo, a al massimo un segmento backstage secondo e me. Cioè, è Joe che, insulta, che continua a insultare Sina. E Joe che continua a insultare Sina effettivamente può essere. Può, si può discutere su, su, su a cosa porterà alla fin fine. Per quanto riguarda invece il... Per quanto riguarda Artruf, non penso che porterà niente di serio, francamente. Poi magari sbaglio, eh? magari sbaglio vedremo, e vedremo qualcosa. Però eh, mi dà l'idea Artruff di fare di questa roba. Eh, magari la, la, diciamo, le, i richiami di Artruff sono fatti giusto per, eh, diciamo, come um, eh, si dire, per uh, introdurre poi il, diciamo, la, 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 la rivalità tra Sina e Joe. Potrebbe essere. Cioè, tu te lo metti dentro e poi, e poi ci pensa direttamente Joe. Eventualmente a portare avanti la con numero mm. 2. Però non lo so, vediamo Vediamo cosa. Vediamo cosa... Cosa, come proseguirà praticamente questa, questa faccenda nelle prossime, le prossime puntate di Smackdown? A partire già da questa notte, ricordiamo tra l'altro che Smackdown inizia a luna. Quindi eh, andremo, cercheremo di andare o, eh, off the air prima del luna di notte, per motivi, per andare a far dormire Mattia, innanzitutto. Sì. Ma perché anche perché Smackdown inizia a luna questa notte, come ieri è iniziato, non però, voglio, no, non non ho, iniziato Anche perché oggettivamente non ho voglia di andare a dormire tardi per parlare di questa roba qua. Che non ho niente da dire. Cioè, cosa, cosa come devo non hai niente da dire? Come non hai niente da dire? Come ci ricorda giustamente Gianluca Ruggio, nella nostra chat di Wrestling? C'è cioè, da parlare di Finn Balor? No. <ride> no, addirittura. Chiamalo. Forse Siamo... il suo nome. <ride> no, no, non lo chiamo Finn. Finn, ba con tante risate nel mezzo del nome. Finn, ba. <ride> Smettila. 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 <ride> Sei, 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 veramente, sei veramente un uomo. Sei veramente Sme, Smettila. Che, che, si sente, ah, no. che si sente che è finta. Tra l'altro, la risata smettila. Allora, uh, ma deve essere finta. E eh, vabbè, non c'hanno piani. Che, che, do, che, do, che dobbiamo dire. Oggi una persona sulla, sulla pagina di Facebook di Tutto il resto ci chiedeva, Ma non è che gli ha tolto il titolo per, per mandarlo contro Undertaker. Rest'emmenia? Mi sembra improbabile, onestamente, no. come, come, come ipotesi. anche perché. Anche perché, anche, perché dovresti, cioè, anche perché dovresti farlo vincere alla fin fine a quel punto contro Tech. Esatto. E onestamente non credo che la Davide B Contando il trattamento che, che sta avendo Ballor, diciamo, nella, nelle ultime, negli ultimi mesi, più che altro. <ride> non credo che sia quella l'idea, più che altro. Uh, no, vabbè. Abbiamo un nuovo campione intercontinentale, che è Bobby Lashley, che ha vinto ieri che sera. Che è quello di prima. Es che era quello di prima, esattamente. Esattamente. Sì, non c'è. Vai, scusami, scusami, non l'ho capito. No, no, beh, che vuoi farci? Eh... Cioè, che poi noi ci ridiamo sopra, o meglio, lui ci ride sopra perché è una merda. Però, eh, a me spiace, onestamente, il trattamento di Balor, perché comunque non, cioè, non, non, hanno, non hanno piani, non hanno assolutamente piani no. per lui. Si vede, sfortunatamente, e, e la conseguenza è che lui è nel mid card più bieco praticamente della compagnia, se non altro alla fin fine. Vai. Eh, no, ma vabbè, allora. Diciamo che ci rido sopra e faccio il cretino. Però è comunque un peccato che venga trattato così eh, in Valor. Sì. Perché comunque le potenzialità per fare grandi cose il personaggio ce le ha e ce sì. le ha anche eh, il buon il E come? Il buon il buon e come, come? Come? Vai. Eh, purtroppo questa è la WWE e la WWE purtroppo non crede in lui come un main eventer che possa. Portare avanti qualcosa come la compagnia o il titolo o quello che è, e purtroppo ha perso. Io credo che abbia perso l'attimo. Sfortunatamente, ha perso per... il treno. Eh, allora, è, è, è un stato, po' il solito discorso molto, che facciamo sempre quando... È stato molto sfortunato, eh, esatto. è stato È un po' il solito discorso che facciamo spesso quando si parla dei, dei... di chi si infortuna e perde il treno. Sì, esatto. eh, Ne parlavamo anche con i revival. Se vi ricordate quando erano. In rampa di lancio con un razzo nel culo, sì. e subito uno, uno dei due si, inforto, si infortunò, subito l'altro si infortunò, subito dopo, e poi andò, andò tutti in vacca. Uh -huh. La situazione purtroppo andò in vacca per il revival, sì. e quindi eh, niente, purtroppo siamo a questi livelli e dobbiamo, dobbiamo tenerci quello che abbiamo. Purtroppo in Valor eh, si sono fidati all'inizio. E chissà come, come sarebbe stato il sogno titolato. Più che altro perché comunque in un modo o nell'altro a Goldberg ci saremmo arrivati col titolo. Sì. Eh, quindi chissà come, come sarebbe andata. Eh, sarebbe un bel votif. di base. Ci fanno, una, ci fanno una domanda per chi tifo tra il Drifter e Noe José. Ehm, premettendo Nuovo che ieri sera il Drifter ha fatto. No, che no, Yosè. Con quei capelli di merda che si è fatto? No, è a cagare, piuttosto, va. piuttosto, Vai a cagare, tu. Piuttosto, turandomi il naso, il Drifter, veramente. Vai a cagare tu e il Drifter. No, <ride> no, no, no. no. Non vuoi, Yosè, tutta la vita. Piuttosto che il Drifter. Sì. Ti faccio piuttosto una domanda. Drifter, Tornando per un attimo a Baller contro Legge, ti faccio una domanda. Guarda la, mm -hmm. la, la telecamera. Quanto bella è questa immagine? Bellissima <ride> stupenda È più cose. bella. Secondo sai me Sai che io spero che adesso quella... tutti, tutti i match di Lashley inizino prima del suo ingresso. Preceduti da lui che guarda, che guarda in questo modo dal Titan. Tron. Sì. Sai, ti dirò, ti dirò: Sai cosa era ancora più bella però in tutto ciò? Sì. La quando Balor era girato di spalle e lui, e lui lo lurcava con quella faccia. Era ancora più bella. <ride> Vabbè. No, mi ha fatto molto ridere questa, questa immagine di ieri mm -hmm. sera di, uh, di Lashley. Uh, tornando a. Tornando a. diciamo alla, alla puntata. No, ecco, volevo andare a vedere un secondo la. la card possibile di. di WrestleMania. Perché come detto. Come detto ci sono. Uh, ci sono possibilmente addirittura. Uh, diciamo. 17 match possibili. a restil per, eh, per la card, eh, cosa, che, cosa che credo sia assolutamente agghiacciante come, come prospettiva. Sì. Perché eh, contando, anche che abbiamo, contando anche che abbiamo, diciamo, um, che abbiamo diciamo anche 7 ore di show, praticamente, no? ecco qua. Allora abbiamo il titolo femminile. Abbiamo i 5 match annunciati, poi Styles Orton, che è praticamente fatto. Sì. Uh, Miz contro Shane, e, anche. e mamma mia! Miz e contro... mamma mia, numero 2. Miz contro Shane, anche Curtangle. Uh, vabbè, giustamente anche Coffee contro Brian. Per il titolo WWE. Uh, poi, per probabilmente. Per eh, posso, posso un attimo vai. andare? Vai, a fare vai, una vai. Cosa vai. Cattiva. vai, certo. Cioè, Orton, Orton Styles per l'anima di sto cazzo, eh. Sì, per, non, non c'è un motivo finché, perché questi due si odiano Alla fin fine Cioè anche la Cioè hanno fa, han fatto, no, han fatto due segmenti backstage Dove, dove Orton andava a stuzzicare Styles e, e Domenica si sono menati a cazzo Il motivo c'è, il motivo c'è Eric sì, AJ è. è un permaloso di merda <ride> Ok, va bene, sì Uh, poi, uh, ecco no. In realtà ieri sera potrebbero aver messo su un match che effettivamente, però, quello è molto interessante. Anche se purtroppo scontato, temo, a livello di verdetto. Che è Roman Reigns contro Drew McIntyre, del WrestleMania. Quello secondo me può essere un buonissimo match. Purtroppo, il rovescio della me medaglia è che, che sai, già sa sa sai già che Reigns vince. Esatto, sai già che Reigns vince. Sai già che Reigns vince e, comunque. Boh, McIntyre torna di nuovo indietro. Nel senso, gli servirebbe una bella vittoria? Beh, dip vincente, dipende. Però. dipende come... Perché non penso che siano one and done. Nel... In questo mm. caso, penso che sarà magari la fai da dei mesi successivi. A meno che Drew non sia l'aperitivo per Baron Corbin. E spero vivamente che non sia il caso questo. Anch'io. Eh, però, allora, purtroppo, ieri sera comunque, McIntyre l'hanno tenuto. Per, per citare qualcuno un po' più famoso di me, really, really strong. L'hanno. Sì. Ah, tra, a tra allora, apriamo, apriamo e chiudiamo parentesi. Io credo che dopo ieri sera, non ci, con tutto rispetto, non ci siano dubbi sul fatto che Ambrose vada via dalla compagnia. Sì. Perché comunque lo stanno. A, al di là del fatto che è stato ammazzato, ma poi veramente lo stanno trattando come una pezza da piedi. Perché comunque è, è normale, se uno va via, giustamente jobba Mi sembra anche, esatto, normale, cioè, mi no, sembra no, anche normale. Mi sembra anche normale. Tra l'altro, io credo tanto di aver capito la loro, la loro tattica, praticamente. Secondo me loro si sono detti. Uh, hanno preso la decisione di comunicare il fatto che non avrebbe rinnovato per due motivi: innanzitutto per controllare la narrativa, che questo credo sia il, il piano principale, ma soprattutto secondo me si sono detti: Ok, noi diciamo per una volta, diciamo la verità, così almeno la prossima volta quando dobbiamo fare un angle con uno che se ne va, magari la gente ci crede e poi gli facciamo lo sverbone mm secondo sì, me potrebbe essere quello essere. il motivo per cui hanno fatto hanno, diciamo sono stati onesti per la prima volta nella loro, nella loro vita oh, probabilmente, sì. potrebbe essere quello il motivo però magari è una mia, è una mia impressione uh, tornando alla possibilità di rest in mania allora, Kurt Angle contro, vediamo chi secondo me John Cena, però vediamo uh, Murphy contro il vincitore del, del Buddy Murphy Classic come è stato ormai ribattezzato. tutto a Five Live uh, Asuka contro Messi Evans Usos contro tanta gente, mi sa. Perché ci sono gli Ardis, mm -hmm. The Bar, New Day, Nakamura e Rose. Mi sa che li fanno tutti e cinque. Dovessi dire. Uh, per i titoli sì. di coppia di Raw, secondo te fanno Revival Ricochet Black? O Revival contro Ricochet Black? Contro di nuovo Chad Gable no, e l'altro No, penso Revival contro Ricochet Black. Anche perché io i Ricochet Black hanno vinto contro Gable e Rose. Sì, potrebbe essere vero. Uh, poi, titoli Stati Uniti: Joe contro Truff, Mysterio, Andrade, Owens, Salì. O Tutti assieme, praticamente. Owens, non credo degli Stati Uniti. Però vedi. Però è anche vero che Owens in questo momento non ha match per mm. Restamegna. Se è fuori dal match per il WB naturalmente. Uh, Lashley contro qualcuno, probabilmente. Uh, I titoli di coppia? Di I titoli di coppia, magari. Ecco, contando, contando quello che hanno fatto ieri sera, mi sa che ci tocca veramente Bailey e Sasha contro Beth e Natalia contro Naya e Tamina. Eh. E magari che un, culo. Team, un team di Smackdown a cazzo, o magari, le, magari le, due, le due giapponesi da NXT. Però non credo. E poi le due Battle Royale in più avremo il segmento di Elias perché sai già che ti tocca Stroman. Stroman sì. che, che va Chi a Chi che riesce a picchiarlo? Uh, io spero Stro uh, Spero Stroman. E eh, lo picchia mentre ha in spalla quello di Saturday Night Live. Mentre ha in spalla Colin Jost. Uh, poi Alexa Bliss che farà qualcosa da conduttrice. Il segmento della Hall of Fame. Le uh, entrate molto molto lunghe. Insomma, sarà uno show molto lungo anche quest'anno, potenziale per addirittura 17 match. Eh. Andando a vedere, quindi vediamo, vediamo un pochettino cosa si inventano da qui. Ammesso che riescano a far stare 17 match in 5 ore, naturalmente. Perché, perché insomma, è, è uno show lungo. Eh, 17 match in 5 ore devi, devi, proprio, ta devi proprio tagliare, diciamo, devi tagliare, diciamo, la eh, tagliare, tagliare molte molti rate di match. Io credo sia Undertaker a uccidere Elias Oh sì, ok, puoi farlo, ma che pro alla fin fine. Cioè, Undertaker che ammazza Elias. Ok, però. Insomma, non. Cioè, contando anche che Taker non viene a due soldi, non sprecherei Undertaker per una vaccata di questo tipo. Tutto rispetto per Elias, naturalmente. Che non è alto di base. Che è poco. Che è già è poco di mio, però. Non lo so. Può essere, attenzione, può essere benissimo. Però, boh. Vediamo. Vediamo cosa. Vediamo che succede. Ehm... Tornando a Rodi e Riserva, allora, andiamo con ordine. Allora, la puntata si è aperta con. Ehm... Siamo, siamo. La potenza si è aperta con l'addio dello Shield. Noi pensavamo, eh, fanno un angle, fanno una sfida. Non hanno fatto una minchia. È letteralmente una minchia, hanno fatto. Quanto è durato? Tre minuti è durato laddio dello Shield. Penso, eh sì. no? Anche meno, forse, probabilmente hanno detto uh, Roman ha detto: la, la vita è corta. Uh, è stato bello, se è stata l'ultima volta, è stato un onore. Uh, stasera io voglio fare un match a Raw Ambrose ha anche lui, del, diciamo, degli affari da, da sbrigare. E poi hanno fatto, hanno fatto il. Diciamo il triplo pugno e poi Reigns e Emerson sono andati lasciando, lasciando spazio da Rollins per il promo. Poi con Poleman, un buon promo tra l'altro. Quello tra Rollins sì, e Sam, per la Ronin prima e volta buono. E credo eh, finalmente Eman ha comunque dato una buona spiegazione. Secondo me, sì, del, de, dei match comunque combattuti alla pari da Lesnar. Sì, sono d'accordo Comunque ha avuto ha, ha sensissimo che lui abbia detto ok, ma Lesnar non era pronto per quei match perché è vero. Se ci pensi, tutti i match di Lesnar sono stati cambiati una settimana prima del pay per view. È anche vero che eh, specialmente Rollins ha omesso di, di, di nominare quelli grossi con cui, Reigns, con cui, con cui Lesnar ha perso tra cui Goldberg, Undertaker e Triple H, dal, suo, dal esatto. suo ritorno quantomeno. Però è anche vero che, che effettivamente negli ultimi tempi ha affrontato solo... Sì, Roman anche ovviamente. Eh, negli ultimi tempi effettivamente eh, Lesnar ha affrontato solamente avversari di una certa stazza ed effettivamente ha fatto fatica con avversari di questo tipo. Quindi da quel punto di vista, anche se non completa, quantomeno c'è una sorta di logica nella, nella storia e c'è anche una logica nella risposta di Heyman, naturalmente. Sì, sì, sì. sì. L'Ezio, Trato sarà sarà ROL lunedì prossimo. Una e delle prime volte in cui veramente sono con. Cioè, in cui non volevo prendere a pugni lo schermo perché. E cioè, per una volta Iman ha fatto un buon promo dove non ha ripetuto le stesse identiche cose che ripete ogni cazzo di volta. Ma poi è arrivato Shelton Benjamin, eh, <ride> che <vabbè. è> abbastanza. <ride> poverino, mi spiace anche parlare male di, di Shelton Benjamin, ma perché comunque è arrivato, poverino, nell'anonimato ano... nell più totale. Però io ti faccio no, una domanda da no, eh, più che altro c'era anche una logica Perché comunque lui è stato spacciato per il vice allenatore di Lesnar Cosa che peraltro nessuno sì. spera, però. <ride> però è stato spacciato Beh, però per il Però era il suo tag team partner in OVW quando è iniziato Sì, è vero, è vero erano la. Se non ricordo male, i loro si chiamavano Minnesota Stretching Crew. Se non ricordo, non ricordo male, che era una citazione modificata della storica Minnesota Wrecking Crew, Altro storico, tech team, nel mondo del wrestling. Uh, tornando al prova, no, buon prova. Poi alla fine Rollins ha battuto in modo anche direi abbastanza convincente. Benjamin anche se ha venduto per, per diversi minuti di, di match. Però alla fine vittoria netta, pulita. Contanto che deve andare per il titolo della WWE. Perfetto, direi. Niente di. Sì. Niente problemi, diciamo. Uh, poi, poi tornando a Rodi riservato. Il tutto è andato avanti. Per il match successivo è iniziato alle dopo 35 ah, minuti di puntata, lungo, è stato, stato lunghino, sì, è stato lunghino. E poi abbiamo avuto il cambio di titolo di titolo intercontinentale. Si è presentato Balor, e, eh, si è presentato Ashley. E, e soprattutto hanno rimesso assieme Lio Rash e Quindi L'ultimo mese di, di storyline non è praticamente servito. Una mazza, sostanzialmente. Hanno rimesso assieme l'Ashley e gli Orash. A meno che non abbiano in mente poi di far rivoltare gli Orash contro l'Ashley, in teoria non ha, non ha molto senso quello sì. che hanno fatto. E l'effetto collaterale, se vogliamo, è anche la, diciamo, per l'ennesima volta, Balor eh, cornuto e mazziato. Diciamo, anche se penso andranno avanti, visto che comunque, Valor che l'ha preso in quel posto, mettiamola così: andranno avanti perché comunque ha perso in modo, in modo ultra sporco, probabilmente. Comunque la storia di Restemina di quest'anno credo che sia anche, diciamo, la. Eh, come posso dire? La. La, i tanti match a più persone che vedremo che non che sia una novità alla fin fine perché comunque loro cercano sempre di mettere più gente possibile a Wrestlemania per motivi diciamo di, di soldi sostanzialmente nel senso che comunque è l'elemento che paga di più durante l'anno e loro cercano di mettere più gente possibile per diciamo per dare dei bonus anche ai lottatori per, per l'annata è un po diciamo Wrestlemania mania possiamo, possiamo definirla un pochettino la tredicesima della WWE possiamo utilizzare questo termine alla, sì. alla fin fine ci sta, eh? ci, ci sta è, una, è, una battuta, è una battuta ma non è neanche una non lo e poi così tanto tutto sommato eh, tornando a tornando a Row tornando a Row di, eh, di ieri sera eh, vogliamo parlare del meraviglioso promo che ha visto protagonista Rock <ride> che è iniziato alla credo che fosse l'inizio della seconda ora di, di Ro, se non ricordo male no Beh, perché no <ride> come mai no cioè devo proprio soprattutto col cioè Dena Brooke Dena Broca, secondo me si è fatta qualcosa, eh? in che senso? E cazzo, è diversissima rispetto a qualche mese fa. Ah, in quel senso eh, può essere in faccia soprattutto, in faccia è la metà, se guardi, può essere. Io, 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 io ho detto, questa è il, io quando è entrato ho detto questa è l'ana travestita. Perché se tu la guardi di faccia, alla, diciamo, la. Alla, ovviamente non, non le somiglia dal punto di vista della, della bellezza, con tutto il rispetto. Però, eh, di faccia alla, diciamo, la come posso dire? La forma del volto è molto. È molto, molto. meno cicciotto rispetto a prima. Ed è molto più simile a quello di Lana. Per quello dico, secondo me si è fatta qualcosa a livello di. Diciamo, a livello di, di ritocchini. Diciamo, si è fatta un'asciugatina, un diciamo, al, al volto. L'asciugata, diciamo che poi l'ha presa da Ron Rousey. Sotto forma di mazzate, mazzate mazzate. Ho riso tantissimo. Anch'io. Moltissimo perché sono, altro... perché sono una pessima persona. Ma più che altro è lei. Cioè, lei è. Cioè, Denabrucca che va a fare... Che va Ma detto che Denabrucca comunque ha avuto, ha avuto... Cioè, il discorso di base di Denabrucca è sensato. Cioè, nel senso, io sono qua da sempre e nessuno mi dà un'opportunità. Poi però lo analizza e dice, sì, non ti danno un'opportunità perché sei Denabrucca. <ride> Molto semplicemente. Il Ma discorso certo, è quello. Cioè... Il problema è che gli date, delle opportunità, le ha fallite eh, anche abbastanza palesemente. Quindi... Esatto, sì. Comunque diciamo che io voglio un'opportunità, voglio, io accetto la tua sfida, Ronna Rose, Ronna Rose l'ha corcata di botte. a suono di, suon di, di un calcione all'addome e una serie, tra una serie di, di lanci da giù, e tra l'altro anche il, quello che lei chiama il Piper Speed dove lei è caduta di testa, ha rischiato veramente grossissimo lì di una su, su quella manovra. Comunque vabbè, alla fine, alla fine... De, de, cioè, stanno facendo con Ronna Rose probabilmente quello che avrebbero dovuto fare dall'inizio. Cioè, sì. se avesse fosse stata Hill da Face, ovviamente all'inizio dovevano fare la storia con lei, che è una rookie e va nel mondo delle classiche. Adesso che ha girato Hill le fanno fare Goldberg, praticamente. Il paradosso c è che lei, sta, il paradosso che lei sta per andarsene quindi. Quindi, sì. boh, vediamo cosa, vedremo cosa accadrà. Perché non c'erano ieri Becky e Charlotte? Non lo so, eh, perché facevano, erano low show ieri sera. Avevano low show di SmackDown. E Tra l'altro, eh, Becky ha lottato senza, senza le stampelle ieri sera. Finalmente, eh, ma tanto stasera ce l'avrà di nuovo. Sai che non. Sai che secondo me. Secondo me non le avrà già stasera, probabilmente. Speriamo. Il che, il, che, il che non vuol dire che non zoppichi, però. Ma, però La storia ma... delle stampelle ha un po' rotto il cazzo, eh. Uh, poi, tornando a Raw, uh, cosa c'era ci... cosa praticamente? Uh, dopo, dopo che Ronda ha, coperto, ha corcato di botte. Uh, Colcato di botte Dana Brooke uh, Ah Alexa Black and Ricochet Contro Bobby Rude E Chad Gable Non lunghissimo come match Durato, durato poco Durato come, come match E eh, serviva più che altro A dare una vittoria A, a Black e Ricochet In vista di, di WrestleMania, Visto che comunque Poi sono stati attaccati Da Wilder e Dawson Poi sulla, sulla rampa E poi Il momento topico Della puntata Il grande annuncio Di Alexa Bliss eh? Che ha annunciato Che ha annunciato Chi sarebbe stato L'host di WrestleMania. Ovvero lei Ovvero lei Cosa che peraltro avevamo capito dall'inizio Cioè da quando sì, Da quando hanno annunciato La cosa La cosa che mi sorprende però È, è un'altra Diciamo mettiamola, uh, mettiamola così È il fatto che comunque Loro non si fidino A mettere La Bliss sul ring Evidentemente Io sono di questa idea È vero che Ha fatto un match Nello show Questo weekend Però il fatto che Non lotti neanche A Wrestlemania Neanche nella Battle Royale Per esempio Che comunque loro mm. È vero che è una Battle Royale Però comunque loro La Battle Royale la diciamo, la. Come posso dire ehm um... Eh, come posso dire ehm, Comunque loro la battaglia femminile La trattano comunque con una discreta importanza non è, un match, non è il match più importante, più importante della card Però alla fin fine ehm, Alla fin fine diciamo ehm, La trattano comunque con una discreta importanza Il fatto che non la mettano neanche in quel match Mi fa pensare che Non, non so che magari non è pronta al 100% eh. Può essere, eh, può essere. Mm -hmm. Intanto Ah questa è una notizia interessante Da Fightful.com la WWE ha raggiunto un accordo. Adesso vi faccio vedere il titolo della notizia: con i Garbage Bill Kid. No, con Eminem per un'apparizione e ah. per colonna sonora di W2K20. Cioè la, la Beh, colonna sonora, praticamente, sarà è... curata da Eminem e faranno una, una cintura personalizzata per lui, e lui apparirà a Smackdown. Probabil in una, più tardi Probabilmente per una delle prime puntate su, su Fox. È un bel nome, effettivamente, un bel nomone, effettivamente. Eh, Eminem, sì. Da, da, da prestare. Dubito che sarà menato Eminem a sto giro. Che l'ultimo. Uno degli ultimi, gli ultimi musicisti che è apparso a Ro è stato, stato Machine Gun Kelly. E non ha fatto una bella fine, giustamente, anche peraltro. No. Eh, vediamo. Vediamo un pochettino cosa, cosa uscirà Machine da questa Kelly, cosa. Però bel nomone, effettivamente, Eminem. Bel, bel nomone. Vai. Machine Gun Kelly che sarà nel film che tra poco uscirà sui motoli crew. Ha detto Alexa Vista, ci ricordo in chat, che ha detto Alexa Vista che eh, King Kardashian ha fatto l'host a WrestleMania. Non ricordo se ha fatto l'host o eh, comunque la, era ospite prati, prati, eh, praticamente. Sai che non me la ricordo neanche. Allora, lei allora se non ricordo male, lei annunciò, eh, lei annunciò praticamente... No, a WrestleMania 24. No, sì, è vero, fu annunciata eh, nel 2008 come host di WrestleMania 24, quella che fecero Orlando. Ed era la resta del 2008, perché non è, ricordi, è di 11 anni fa, probabilmente. Lì annunciò giusto. Annunciò probabilmente giusto il. Sì, il, 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 alla fine lei alla fine disse solamente il quanto pubblico c'era, alla fin fine, lì nella, 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 nello stadio. E basta, non fece, fece giusto un'intervista nel backstage e poi basta. E' uh, Eminem che farà una faida con Conor McGregor per fermare un toca. che Conor McGregor è in galera in questo momento. <ride> non, so se, non so se. faranno una faida Poi, più che altro Conor rischia di rompere. Te, se rompe il telefonino anche di Eminem, <ride> va in galera come è successo ieri. Allora, 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 allora. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Uh, stavo cercando un secondo uh, cosa è successo ieri sera, Rock che non mi ricordo dopo, uh, dopo il segmento di, uh, di Ronda e dopo il tech team alla fine. Uh, allora, cosa è successo? Che non mi ricordo. Sto... Un, attimo, un attimo di. Un momento di. c'era Triple Ho un momento di senedità. Non mi ricordo cosa è successo dopo Alistair Black contro. contro non c'era Triple H. Ah, no, c'era. No, eh, c'era eh, Alexa che ha annunciato Lost. Con pubblico che le gridava You deserve it". tra l'altro. Mi ha fatto molto, molto ridere. Uh, e poi, no, poi è Brawlstrom che distrugge la macchina, anche c'è. Cioè. Il regalo, regalo di Colin Jones. Che tra l'altro. combinazione ieri sera la, eh, nel, nel post show di, di Fastlane. Quella macchinina lì l'avevamo fatta vedere. Combinazione in, in onda. E nel, quando hanno fatto il segmento e quando si è vista la macchina ho capito subito dove, dove saranno andate a parlare. Perché avevo visto più che altro la, avevo, avevo già visto la macchinina praticamente. Posso dirti una cosa? Sì. Eh, Sti segmenti... Adesso lo dirò in maniera molto cattiva. Eh. Sti segmenti di Bonstomano hanno rotto il cazzo. Eh. Sempre lo stesso segmento da un, da un anno. Bro, Stroman, che tra l'altro ha, ha fatto abbastanza capire ieri sera che sarà, sarà ospite molto presto a Saturday Night Live. Quindi tenete d'occhio eventualmente anche, anche Saturday, Night, Saturday Night Live. Io credo che ci sia lo zampone di mezzo di NBC su questa, su questa cosa, una sorta di, di sinergia tra la WWE e, e il gruppo NBC, visto che comunque Saturday Night Live è il programma storico di, di NBC che avvenne da sabato sera, quando praticamente quando si è presentato il regalo a diciamo a... A Stroman, dopo averlo distrutto più che altro il, il regalo, Stroman ha detto alla persona che gliel'ha consegnato Dia a Colin Josta che la prossima volta che lo vedrò saremo live da New York. Che potrebbe essere un riferimento a WrestleMania, però, siccome, siccome ha detto live from New York, che è la frase con cui inizia ogni puntata di Saturday esatto. Night live, live from New York in Saturday Night, credo che fosse un riferimento a quello. Cioè, mi sa che mi sa che sto weekend vedremo un'irruzione di, di Braun Strowman durante, durante, durante Weekend Update, che è, lo, che è lo sketch condotto da Colin. In Jost e Michael Shea durante, durante Saturday Night Live, che è una sorta di, una sorta di striscia alla notizia Daily Show, ma che fa molto più ridere, praticamente, all'interno di Saturday Night Live e lo sketch proprio storico di, di Saturday Night Live, che c'è praticamente dall'inizio. Uh, Elias, che viene interrotto, viene interrotto da No Way José con nuova, nuova capigliatura, che lo rende ancora più schifoso rispetto a prima. E giustamente Elias lo ammazza di botte, come è giusto che sia. Ehm. Uh, poi gli Meat presentati come nuovi membri della Hall of Fame presi anche per il culo al commento, tra l'altro, da, da, da Michael Cosmo. Tutto Booker T, tra l'altro. Che schifo. E <ride> eh, vabbè, dai, cioè ragazzi, gli Arme Meat con tutto il rispetto per il tech team. No, non è tanto gli Arme Meet, c'è Stevirei in mezzo, il problema è quello. Non è tanto Booker T. Eric, uh, sì. c'è qualcosa di dannatamente sbagliato, Eric, Dimmi. smettila di parlare male di, legge di questa leggenda, ma che leggenda, vabbè, vabbè che se Ben Felix è leggenda può anche essere un Stevie Ray, giustamente, però, Qual è Stevie Ray, <ride> Stevie Ray, Stevie Ray. sì, io non Sac capisco, Sacca scazzunò, come ricordato da, da Corey Graves ieri sera, io non capisco, non capisco questo tuo astio verso le grandi leggende di questo business. Tipo, senti ah, se sentiamo adesso, 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 ti, adesso ti sei scavato la fossa. Quali, qua, per quali leggende io avrei astio? Sentiamo. Stivirei. Sì, che non è una leggenda. No però. way. No non, way, sei non è una leggenda. Proprio, proprio per non niente. È leggenda, non, non, è non è una leggenda. Non è una leggenda. Stivirei è una leggenda. Ma smettila. Mentor. Ma sarà una leggenda del porno al limite. Buon per lui, però... Non credo Mentor. che... Mentor. Sia... Mentor non è una leggenda. Ma proprio zero. Il Gobble di Gooker. Il Gobble di Gooker purtroppo per lui ha a suo modo una leggenda, però sì. No, il, Lo rip... il... il, ripieno... il ripieno del Gobble di Gooker pur... è una leggenda. Quello, almeno in Messico. Però... Cioè, Hector Guerrero. Però il, il personaggio in sé a suo modo purtroppo è leggendario. E l'altro poi cos'è che hai detto? Il, eh, lo Shockmaster. Lo Shockmaster è purtroppo leggendario anche quello, sì. Involontariamente sì. però è leggendario. Tutta gente, che, tutta gente che tu odi ovviamente, perché sei una persona schifosa. Ma non, non odio, ma lo Shockmaster so ma non odio, i lo Shockmaster so ma non odio, lo ma i nostri ascoltatori sanno Ma non odio, lo so, realtà... non ho mai detto di odiare lo Shockmaster, non, eh, mai nella vita. Eh, ma sei un musone, lo so che lo odi in realtà. Non è vero che odio lo La Shockmaster. musonità. Dicono il. Dicono il que... Ormai siamo a, a citare le gimmick di merda in chat. Godfather non è una gimmick di merda, è una grande gimmick. Ed è un personaggio God assolutamente, ecco, è... Godfather Godfather, Godfather God... a parte che Godfather è già Hall of Famer, Sì esatto, eh, perché, perché Kama Mustafa è, è perché è entrato Kamamustafa come... no, 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 non è entrato Kama Mustafa, è entrato The Godfather. Magari fare. entrerà anche Kama Mustafa. Quando tipo, si raschierà il fondo del barile, entrerà Kama Mustafa. Magari entrerà anche Papa Shango. Così anche, eh, lui, esatto, è più... Shango, sì. Così anche lui è doppio Hall of Famer. Con due gimmick diverse Si ricordano giustamente che Fantasio è imbattuto dal 1995. Parlando di leggende, sì, ha anche fatto un match e poi è sparito dalla circolazione. Uno dei <ride> match più, più brutti della storia del mondo, frattanto. Mordecai. Mordicchio eh, Mordicchio, a parte Kevin Thorn, poi cosa ha fatto di personaggio? Niente, ah, nient'altro, credo, no? Niente, Beh, ma, niente. Brian, ma, momento gimmi di merda mi citate. Brian Pillman, porca troia. Cioè, Brian Pillman era avanti dieci anni purtroppo per lui come, come gimmick. Uh, comunque, no, rispondo a una persona che ha già mandato un messaggio su YouTube. Vi devo ringraziare, mi si è aperto un mondo, da quando un paio di da un paio di puntate fa, avete parlato dei Titan i wrest in stile David Flair <ride> Li guardo e crepo dal ridere. Grazie a sì, sì. Erminio Tone, che ha mandato un messaggio in, sulla chat di YouTube. Salutiamo Capo che ci sta ascoltando, ci sta ascoltando lavoro, su YouTube. Io. Tra l'altro, che ci sta guardando invece in diretta su, uh, su Twitch. Sono 62 su Twitch e 50 su YouTube. Quindi, intanto, 112 più i, vari, più i vari stream audio che abbiamo. I due stream audio che abbiamo aperti, quelli, quelli di Spreaker e quello, quello nostro nuovo. Che poi io vi trovo. voglio bene, ma dovreste andare a dormire eh. anche. Beh, no, non è neanche mezzanotte. Dai, tutto sommato. E 19 in diretta in questo momento su uh, sul, sul canale di Spreaker. Più quelli che ci stanno ascoltando su, su TuneIn, che sono, ve lo dico subito appena apro il nuovo pannello di controllo. Sì. Uh, no, uh, 6 in questo momento abbiamo fatto il picco di 10 in precedenza. Ne avevamo, ne avevamo tanti stasera su Twitch per la partita della US. Era con, con, diciamo, con. Uh, erano 5, anche 50 a un certo punto durante la, durante la diretta della partita. Per vedere uno in studio da solo che commentava la partita insieme a Dario e Gianluca in collegamento. E lo faremo anche tra l'altro domani sera per eh, Barman con Liverpool e giovedì anche per Winter. Tornando a Rowe: Tornando a eh, Natalia contro Nia Jax. È durato 20 secondi praticamente. Beh, mi, mi, ha fatto, mi ha fatto molto ridere la canottiera da camo... camionista che aveva ben Felix. Che era in, un, era in realtà un top, però. Era. era no, non, ho capito, non ho capito se è un top o una canottiera. Praticamente era, era una, via di, una via di mezzo. Ci saluta Dario che va a dormire. Buonanotte. Ciao, Dario. Eh, Beato te. Comunque, sì, mi sa che si va verso un match a tre tra. Diciamo, tra, tra, diciamo, tra Natalia, Beffinix, Nadia Jack, Tamina Snuka e Sasha Magazine, non dubbio. Vai. Che Trisce Lita li abbiano paccati a sto punto. Può essere, può essere, può essere benissimo. Può Perché se ti ricordi i rumor, dicevano Triscelita Eh? Sì, esatto. No, in realtà non erano rumor, era diciamo, era più che altro un'ipotesi alla fin fine. Però parliamo anche di un rumor eh. che era girato quanto tempo fa alla fin fine. No, tanto, però eh, esatto, era comunque. Vedi. girava questa voce. Anche perché continuavano a pusharlo loro stesse. Loro sì, esatto, dire, esatto. però mi match. sa eh, mi... più che gli paccati, magari hanno cambiato idea. Questa compagnia cambia idea sei volte al giorno. Ti sorprende se un piano è saltato... no. il danese volte saltato. No. Quello no. quello Io parlerei della giacca di Battista piuttosto, di, di ieri Bellissima. sera, grande, Capo... grande abito diciamo di, di Batista. Eh, il, battistone... il Battistone nazionale può fare quello che vuole, io sì. continuo a dirlo. Ti è piaciuto il promo è... ieri sera di, di Battista Triple H? Eh? Sì, 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 ma per quello ho detto che. Per un quello... po allora, se, vogliamo, mia... se vogliamo un po' ripetitivo, ma più che altro perché si vede che hanno scritto due frasi e non hanno detto avanti 10 minuti con queste due frasi. Vai. Ma eh, guarda, la mia, la mia uscita, quella sono più interessato a questo match che al, al Pay -per Che al resto di tutto il Pay Per view. è anche dovuto a quello perché comunque hanno fatto qualcosa. Cioè, hanno tra virgolette, per quanto chi se ne frega di vedere questi due ancora su Ring, a questa adesso, però sì. almeno hanno reso tra virgolette più interessante la loro faida con un segmento piuttosto che tutto quello che hanno fatto gli altri in, uh -huh. in mesi, in mesi di costruzione. Cioè, sì. secondo me, no, non c'è nulla di interessante in questo pay per view, purtroppo. Sì. Capisci che intendo il. Uh... Il, diciamo la, la costruzione è molto semplice di Battista contro Triple H, come ti sembra. Perché comunque è una, storia, è una storia molto semplice alla fin fine. No, ma è cioè, funziona, Battista, funziona, Battista, Battista che va a menare Ric Flair. Eh, e gli ha anche detto, tra l'altro, se, se tu non mi dai quello che voglio, va, andrò a menare altre persone. Altre persone. Perché dice... io speravo che andasse a picchiare le figlie di Triple H. No, sai che mi sa che andrà a menare Michaels nelle prossime settimane. Ah, anche può essere. Beh, ma a me ci l'ha dato quindi. E chi, vabbè, chi se ne frega è l'Ilde la questione, può anche andare a picchiare. Bene, bene. Chi figlio. vuole? No, non penso che andrà a picchiare le figlie. Al massimo, conosce al massimo, al massimo conoscendo Battista, andrebbe ad abusare delle figlie, però sono tutte minorenni. Quindi mi sa che non eh. si può fare. Uh, no, mi sa che andrà a picchiare Sean Michaels. Probabilmente. No, Orton no, è a Smackdown, tanto per cominciare, però, uh, Orton, diciamo è che ha okay, altro, altro da, da fare, Mettiamola così. Come scusa? Orton e Triple H tra virgolette si odiano c'è una mezza Beh fire, no in realtà no Alla fin fine in realtà no Tutto sommato Contando che le figlie al 100% tra 10 anni Saranno performance center tra 15 saranno campione Se ci può stare eh no se ne parla tra 10-15 anni Magari allora di, di, di Battista, che, di Battista che, se, che va Che va col suo batacchio A, se, a sentire il eh, a, a, tasta, a tastare le figlie di Triple H Mettiamola così ma non credo stiamo veramente scherzando Um, no, Showmicle secondo me è molto più possibile come, come ipotesi. Tornando a. No, bel promo alla fine. Cioè, no, bel promo alla fine è un po' ripetitivo perché più che altro. Eh, più che altro, come posso dire. Eh, alla fine hanno, sono, sono, hanno girato un po' in tondo. Però poi una volta che, hanno, che, che è stato ufficializzato il match, la storia, la storia di Mattista che dice: Grazie che hai dato quello che, quello che cioè un ultimo match contro di te per finire la tua carriera. È una storia molto, molto semplice alla fine, ma molto, molto semplice. Mi ha fatto molto ridere la frase: eh, la frase I, i guardiani della scena indipendente, invece che i guardiani sì. della casa Riferita all'orda di Jobber che si è portato dietro Battista a fargli da, a fargli da security. Uh, match che per l'ennesima volta sarà un No Alls Bard. Ci chiedevamo quando è stata l'ultima volta che Triple H ha fatto un match a WrestleMania senza uh, questa stipulazione. Eh, credo che ci eravamo dimenticati di restare 32 2032 praticamente, perché era un match sì. normale. Roma Grace contro Triple H a WrestleMania. Sì. Sì, in tutte sì. le altre occasioni, a parte l'anno scorso che però era un, te, era un tech team match. Uh, uh, Triple H ha sempre lottato in un, in un No Alls Bard praticamente. Quindi, sì, da Dal in 30 praticamente in, in avanti. E se vi è sempre impressionante come Stefan abbia muscoli simili a Battista. Non esageriamo, però effettivamente Stefania è grossa. Da, da quando ha sì. scoperto il bodybuilding e da quando, eh, e da quando praticamente. Uh, e da quando praticamente ha scoperto il, uh, uh, Cioè ha la stessa schedule del marito A livello, di, a livello di, di Workout, cioè per chi non sapesse Lei si fa spesso vedere su Instagram Fanno i workout Lei e il, lei e il marito con, il, con lo stesso allenatore Tra l'altro, a mezzanotte cioè, man, Mettono a letto i figli, a mezzanotte scendono Nella palestra che hanno in casa E, si, e fanno workout, anche tra l'altro belli Belli pesanti tra Belli pesanti Sì belli pesanti Come, come workout E infatti, infatti come, come, Da quando era Da quando Stefano È debuttato in WB ed da adesso È il doppio A livello muscolare ha delle, ha delle braccia enormi Quindi è proprio È proprio diventata Molto molto grossa Stefano A livello A livello fisico ah, Tornando 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 a, Tornando a noi Tornando a noi uh, Vabbè quindi Vedremo un match Al WrestleMania Tra Matizia e Triple H Sarà un Bard, Quindi sarà Classico per citare Cody Rhodes, Smoke uh, e Mirros, anche in questo caso. Però alla fine sì. penso che sarà anche divertente come, come match. Vediamo se questa volta Triple H riesce a fare un buon match. Perché le ultime uscite non sono state delle migliori, onestamente. Anche con avversari no. dal punto di vista qualitativo migliori di Batista, con tutto rispetto. A livello tecnico, intendo. Uh, poi Beh, Solo l'anno scor scorso Ha avuto due match Triplo E triplo, hanno fatto veramente schifo entrambi Ed eh. è stato comunque Uno dei migliori del match Più che altro per esclusione Perché se andiamo esatto. a vedere Anche i Reckon Erano messi peggio Il migliore dei match In assoluto è stato Shawn Michaels Nel, nel, nel tag team match Mentre per quanto riguarda Gli altri Insomma Rivedibile la performance Uh, Cortangola ha annunciato ufficialmente che il suo ultimo match, il match da Dio sarà a WrestleMania, vedremo con chi, e ha avuto ieri sera l'ultimo match a Pittsburgh contro Apollo Cruz che però è stato battuto da, da Cortangola. Però diciamo che alla, fin alla fin fine per Cruz il, il, diciamo, il, il buon momento è stato essere nel ring con Cortangola e poco e poco, sì. poco altro. Diciamo. È stato anche un match sì, molto, molto bello Ha fatto bene. una bella figura, ha fatto una buona figura. Eh, ha comunque ha, è, ha fatto il match da Babyface. Quindi non è stato sì, umiliato. Per no? quanto possa aver fatto una bella figura in un match che è durato 4-3 minuti. alla fine, Ha fatto lo sparring partner a Angle. Eh, mm -hmm. Mettiamola così, e ci chiedo: Nicky Cross, bella domanda. Nicky Cross è praticamente sparito dalla circolazione. Cioè, ma, ma, ma non solo lei. Vogliamo, vogliamo aprire una parentesi per, per qualche secondo e parlare di Easy Free per esempio? No. Ok, benissimo. Poverino, no. Non, non, mi, non me la sento di parlare di Easy Free Easy Free. Per la cronaca, vi diamo un piccolo spoiler. Ha perso contro Tyler Breeze. A main event. Lo potete, potrete vedere venerdì su Sky. Questo, questo match. L'altro match della puntata era, eh, era I Lucian House Party contro. Non, eh, non ricordo chi. Vado un attimo, vado, vado un attimo a vedere il, il risultato. Eccoci qua. Allora, Easy Free contro Tyler Breeze. Eccoci qui. E uh, Lucia Party contro Ginder Male e i Singh Brothers. Che è un rematch, credo, dalla settimana scorsa di main event. Uh, Ce hanno fatto anche RO, eh? L'ha fatto anche RO questo match? Eh? invece era anche RO, se non sbaglio. Allora, magari Lo mi dico... sbaglio io. Magari mi sbaglio io. Era, era un match di RO. Non mi ricordo che cazzo c'era main event la settimana scorsa. Aspetta un attimo che vado che a vado vedere, vedere praticamente i rematch. hanno fatto anche RO quello di, di, di Luchaus Sparti contro Come, scusa? Se non sbaglio, avevano fatto anche RO. Uh -huh. mi, mi corregano gli ascoltatori. Mi sembra che l'avevano fatto anche loro quel match. Allora, ci, ci sono arrivati due messaggi. Allora, Possibile passare di Sasha e Bailey per meglio magari un Tektin in L'abbiamo detto prima. Secondo me arrivano, arrivano il match a tre. Magari possono anche mettere Yoshirai e, e cose, Cari Sein. Però mi sa che non arriviamo, non arriviamo a quello. Per <ride> molto problema. Cosa c'è? Cos'era questa? No, niente, sono stanco. Ho ah, ok, ho dato, dato uno sbadiglio. Ok, va bene. Uh, allora, settimana scorsa, eh no, settimana scorsa, me ne è metto. L'ho detto, hanno fatto Luce Party contro Cindermales e, e i fratelli Singh. Quindi è una faida che va avanti, evidentemente. Questa. Perché mi sembra che l'hanno fatto anche a Roh. Eh? Qualcuno mi corregga se sbaglio. Mi sembra che anche a Ro è successo. C'è uh -huh. stato questo match. E poi l'altra domanda è: Johnny Gargano, cosa farà nel Mero senza Ciampa Bella domanda. Ce l'ho sempre Bella domanda anche perché pare cambiato i piani per Gargano. eh. Ce lo chiedevamo anche durante, durante il caffè questa settimana. Ce lo chiedevamo, ce lo chiedevamo durante il caffè cosa, cosa potrebbe accadere adesso Gargano. È un'ottima un domanda e al momento non abbiamo, non abbiamo risposto praticamente. Uh, poi, 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 poi. poi uh, e poi vabbè, main event doveva essere, uh, doveva essere Drew McIntyre. Uh, sc sc scusa, doveva essere. Eh, doveva essere uh, Baron Corbin contro Roman Reigns? Ma Drummacket ha attaccato e mazzulato Roma Roman Reigns prima del match. Che mi sa che, uh, mi sa che è stata più una mossa per non far, perché, per non far lottare Roman Reigns praticamente. Che si vede che non è ancora al oh, 100%, eh, sì. e non è in grado. Anche perché comunque il match sarebbe iniziato tipo con mezz'ora prima della fine della pu... no, Con 20 minuti buoni prima della fine della puntata. E contando anche che il giorno prima non aveva fatto molto Reigns nel match. Mi sa che un match uno contro uno, almeno fino a Rest mi sa che non glielo fanno fare a Reigns Um, e poi comunque, vabbè, uh, McIntyre ha ammazzolato ha, ha, ha eh, Roman Reigns uh, Roman Reigns è stato portato nel backstage da Seth Rollins E poi Dean Ambrose ha chiesto un match uh, False Count Anywhere senza squalifiche Che però, vabbè, False Count Anywhere di base senza squalifiche contro, uh, contro Drew McIntyre Ma è stato ammazzato di botte, sostanzialmente E... Secondo te è l'ultima volta che vedremo Ambrose in WWE con il match mm. di ieri sera Perché mi dava l'idea di essere un pochettino il, suo, il suo canto del cigno Per il modo in cui è finito il match quantomeno Poi però si è rialzato e si è, e si è preso poi per un altro Claymore anche detto questo Può essere eh, A meno che settimana prossima sì. Non facciano, visto che Roman comunque non combatte in singolo sì. Non facciano Roman con Roman e, e Ambrose Sì contro, contro Corbin e McIntyre. Eh. Può essere, può essere effettivamente una buona, una buona ipotesi. Effettivamente, quella che, quella che hai detto. Uh, e questo è Ro, praticamente. Uh, la rottura est media continua. La media. Uh, I dati, tra l'altro, di, di ascolto per quanto riguarda uh, Ro sono 2.840.000 la prima ora, 2.870.000 la seconda e 2.750 la terza. Credo che siano in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa. Uh, eh, non ho ecco qua sì ho il dato della settimana scorsa allora la media nelle tre ore settimana scorsa era 2 milioni 7,83 è eh, un aumento minimo alla fin fine perché la settimana scorsa settimana scorsa si è partiti più in alto la prima ora e questo è un dato interessante quando si veniva da un pay paper il fatto che la prima ora di ieri sera abbia fatto meno della prima ora della settimana scorsa uh, è vero che c'era uh, è vero che c'era anche la, la seconda puntata con Roman Reigns eccetera eccetera però segna è un altro segnale che il, il, il bump dai pay per view praticamente non c'è più per quanto riguarda la uh, La buona notizia che ha tenuto praticamente durante la, durante la puntata: 2 milioni 838 da prima ora, 2 ,866 da seconda, 2 ,752 da terza, per una media di 2 ,819, contro 2 la settimana scorsa. Leggerissimo aumento: 30.000-36.000 spettatori. C'è stato, va detto anche questo. Uh, la buona notizia è che ha tenuto abbastanza durante le tre ore. Però rispetto alle altre rotte WrestleMania siamo ancora sensibilmente più bassi. Non abbiamo ancora passato i 3 milioni quest'anno. E la WWE non passa i 3 milioni a livello di ascolto medio dal 20 agosto 2018. È tantissimo. E nella rotta WrestleMania non, sì. non passare i 3 milioni è un gran brutto dato. Secondo me, per quanto riguarda la, sì. la compagnia. Ci siamo andati vicini due settimane fa con il ritorno di Roma Reigns 2 milioni 922 sulle 3 ore. Però, però non, non ce la si è fatta. Vedremo se, ma, eh, se non si passano i 3 milioni neanche il giorno dopo WrestleMania. La situazione è problematica per la WWE. Almeno da quel punto di vista. Poi, però, è anche vero che c'è il rovescio della medaglia. Come giustamente detto anche da De Mezza su Twitter. Loro potrebbero fare il miglior, cioè, il peggior prodotto possibile. Anche peggio della WCW del 2000. E comunque avrebbero nei prossimi 5-6 anni. I record di profitti per una compagnia di wrestling nella storia degli Stati Uniti. Quindi, comunque, vada la situazione per la WWE È in una botte di ferro da quel punto di vista, con i nuovi contratti, con i nuovi contratti televisivi. Quindi, ci tocca questo e ce lo terremo. Tocca per, per smuovere un pochettino la situazione. Mi sa che tocca veramente sperare nella AEW, però. Comunque, anche, cioè anche la comunque più di tanto non penso possa fare alla fin fine. A livello, cioè, anche se, se la EW possa fare dei buoni risultati a livello di ascolti, comunque, dal punto di vista economico, la WWE è comunque di una botta di ferro. Quindi, comunque, non. Sì. Diciamo, non, non corre alcun pericolo. Assolutamente non corre alcun pericolo per i prossimi 5 anni. Tra 5 anni poi, evidentemente, ne riparliamo anche perché, comunque, tra 5 anni il panorama televisivo potrebbe di nuovo essere molto diverso rispetto già a quello in enorme cambiamento che c'è adesso. Allora, andiamo a vedere qualche messaggio. Uh, scelto Magic viene utilizzato come controfigura di Brock Lesnar. No, l'hanno spiegato. Era il vice allenatore, l'ha detto ieri Eamon. E l'hanno usato per quell'angle. Quella, quell Secondo voi Oni Lorcan avrà una piccola possibilità di vincere un titolo NXT? Non so se capita solo a me, ma quando lo vedo lottare mette una carica di adrenalina come se ci fossi io sul ring. Non me piace Non tantissimo. arrivo tanto, però anche a me piace Oni Lorcan. Ho i miei dubbi che vogliano farci qualcosa su di lui, onestamente. Però. Contavo che, che gli, me... gli hanno fatto, han fatto battere Umberto Caraglio la settimana scorsa. Quindi, quindi magari potrebbe aver fatto torneo. sotto Restern, meglio. Vai, io spero che vinca il torneo e vada, ah, vada a me. Può essere, come. può essere benissimo. Può Perché, essere benissimo. come dice bene il nostro ascoltatore, lui è un ottimo worker. Che. Mm, trasmette qualcosa quando combatte è vero, sempre. È vero, è vero. Quando lotta, lui trasmette sempre qualcosa. L'ha sempre trasmesso anche quando era in NXT. Sì. E io spero che... spero che qualcosa gli diano uh -huh. perché se lo merita. Secondo me, uh -huh. poi è a NXT comunque da tanto. Ha fatto la sua gavetta. Spero che ci facciano qualcosa con lui. Intanto, la mia... WB ha ufficializzato che Reigns verrà in Europa per il tour. Uh, per il tour europeo di, di maggio, tour europeo che, che ricordiamo non toccherà l'Italia. Questo giro perché non avere data il 18 maggio. Poi hanno, innanzitutto, è venuto fuori che pare fosse stato un errore. In secondo luogo, hanno messo un pay per view il 19, eh, che è Man in the Bank proprio due giorni dopo la fine del tour europeo, che si chiuderà a Cardiff. Se ricordo bene per quanto riguarda Raw, eh, venerdì 17 data tra l'altro che a noi italiani non piace moltissimo uh, quindi o, o, logicamente non possono fare una data al 18 perché metti in caso che c'è qualche problema a livello di spostamenti rischiano veramente poi di, di saltare pay uh, quindi, 17, il pay per view quindi l'ultima data è 17 19 c'è il pay per view per quanto riguarda noi, magari novembre a questo punto, per quanto riguarda il, il tour della WWE nel nostro. Nel Domanda nostro... Eric, se... ma In... eh, tu hai poi dato un'occhiata alla live reaction che hanno fatto nel backstage? L'hanno tolta poi da WWE. L'hanno tolta? L'hanno tolta, sì. Dalla... Ah, si, allora, si trova su, su YouTube se la cerchi. Si trova, però, eh, però, è riapplaudata perché l'account la, ufficiale della WWE l'ha tolta dopo, mm -hmm. eh, nella giornata di ieri. Anche perché hanno detto alcune parolacce all'interno della, all ah, okay. della, della diretta e, non, e non, non hanno avuto evidentemente la possibilità di censurare, quindi, eh, quindi niente, quindi l'hanno tolta e nulla, tutto qua. Uh, la, non so se la se si trova da. Era, devi cercare dammi da B Watch Along, probabilmente. Devi cercare, sì, sì. Devi cercare quello. Vediamo se. se Perché ho l'impressione che potrebbe essere stata molto 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 divertente. Come. come eh, l'hanno sì, tolta. Per Probabilmente per contenuti contenuti non, a, non appropriati. qui dice, dice qualcuno. Però sì, effettivamente hanno detto delle, delle cioè, Non so se, se è ancora rimasta. Eh, non so se è ancora se è rimasta a qualche parte, se l'hanno riuploadata. Uh, o... o altro? Aspetta, no, live. Ah, no, live, no, li, no, live watch long. Niente, come, come non ho detto. Te la, ti cerco il link e poi eventualmente te lo, te lo passo. Se vuoi vedere, ammesso che ci sia ancora, naturalmente. Mm -hmm. su, su YouTube. Perché potrebbero anche averlo, tagliato, averlo censurato. Eh. O, 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 o potrebbero aver richiesto, praticamente. Eh, potrebbero aver richiesto il copyright, probabilmente. Vado un attimo, vado un attimo a vedere su. Uh, su, su, su youtube vediamo un po no infatti sì è stato bloccato per copyright quindi niente come, come non detto uh, magari magari su, su siti di torrent magari lo trovi anche però mm -hmm. non, ti so, non ti so dire provo, provo, a cercare, Perché... provo a cercare ho letto che gli iconics hanno regalato magie Pare gli iconics non... hanno, hanno bullizzato abbastanza Sam Roberts durante la, durante la diretta giustamente eccolo quindi... qua dammi da me watch along, lo trovi eh, su, su un sito di sul uh, sito di pesca nei fiumi, mettiamola, mettiamola così. Sul sito di estremo, estrema sì. pesca nei fiumi? Sì, ti passo il link se vuoi, eccolo qua, guarda. Uh, se vuoi scaricarlo è 2 giga praticamente, lo, lo trovi tranquillo. Uh, tornando a noi, tornando a noi, tornando a noi, vediamo un po' se è arrivato qualcosa. Vediamo delle chat, abbiamo ancora, ancora 3-4 minuti, poi chiudiamo la diretta. È normale dire delle parolacce mentre si guarda Fast. Sì, però, se è un prodotto PG come la WWE, uh, no, no, non devi farlo. Tant'è che anche quando, quando diciamo, quando, quando l'ha detta, praticamente eh, come si chiama? Sam ha indicato subito un foglio che, evidentemente, era sotto la telecamera. Con, che con scritto, probabilmente non dite parolacce. Regola 1: non dite parolacce, praticamente. Uh, solo a me, ragazzi, fa impazzire la film song di Rico Scemi. da sempre una bella adrenalina. Bello l'ingresso suo. C'è anche la film song, sì. però l'ingresso molto particolare è sicuramente molto, molto bello. Per quanto la, la mia film preferita in questo momento di Davide Avi, lo ribadisco: è quella, di, è quella di Tommaso Ciampa. Che mi metto anche in macchina spesso quando, quando guido. Uh... Eh, è, è, figa, sì, è figa figa. Quella, sì. Le giapponesi non le mettono. Dice dato che Yoshirai la sera prima andrà contro Cena Battle. Beh, dipende innanzitutto. Perché deve, deve, prima, fare, deve prima fare il match. Uh, domani a, a NXT. Però, anche Vabbè se, no. anche se cioè, non, è, non sarebbe la prima volta comunque. Perché poi, da, la, da lì alla, cioè, hai visto anche durante, durante al takeover. Poi alla Royal Rumble. C'era gente che ha fatto entrambe le cose. Praticamente, da un giorno, da un giorno al giorno dopo. praticamente. Quindi, non è detto. Mm. Tra l'altro, con, con un minutaggio molto alto. Vedi Andrade Almas, l'anno scorso, fece, scorso fece, la, fece NXT TakeOver e poi il giorno dopo fece L'Avvariamo, fece tipo mezz'ora credo, quindi non è, non è assolutamente detto. Uh, poi, 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 poi... Uh, un attimo che vado a vedere... I Sanity ci chiedono che fine hanno fatto. Eh, lì, a livello di trattamento anche i Sanity effettivamente... Trattamento molto molto discutibile. Sarebbe figo se la e Media Battista si vestisse da Drex? Credo che sia un grosso problema a livello di a livello di. diciamo di, di effetti speciali. Perché non... Non... non credo che sia dipinto lui. no? Nel... Poi credo sì che è sia dipinto. No, ma è dipinto o ha della roba sopra? Secondo me è della roba sopra. No, 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 è eh, dipinto, no, 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 sì. eh, dipinto. Però all allora te la giro così. Secondo te è in grado di lottare un match con tutto quel face... con tutto quel paint sul corpo. Credo che sia una roba di un fazzolino pazzesco. Sì, il problema. Vai. Pro... Secondo me, sì. Il problema è un altro di quel Paint è che deve... devono truccarlo. E, esatto. e Batista se voi vedete i making, of, ci metton... mette una vita. È esatto, anche quello, c'è una rottura di coglioni per lui, effettivamente. Ci mette una vita a farsi truccare da, da Drax. Si sarebbe dicono, divertente. Eh. Dicono, sarebbe comunque un'ottima giunta di Sky Pirates anche a livello pirotecnico. Secondo me, se si tengono un, un qualcosa per Restalmania con Yoshi Rai, se lo tengono per il prossimo anno. A tampa, che c'è anche la nave dei pirati all'interno dello stadio ed è perfetta per farla entrare direttamente da lì, di, in, quel, in quello stadio. Uh, a me piace moltissimo quella di Nakamura. Quale? L'originale o quella nuova? A parte che sono belle entrambe. Però, esatto. l'originale di un tipo è il, il remix uh, remix metal uh, remix metal. E... Sì, cari scusa, cari sei, non riuscirai. Eh, effettivamente Yoshirai non ha quella gimmick Dicevo uh, Il remix metal è effettivamente comunque abbastanza, abbastanza ben fatto anche quello Anche se in, in Giappone l'hanno criticato Perché praticamente il cantante Parla, parla, parla di un giapponese orrendo All'interno della, all della canzone uh, Ci vedrei bene C'è l'offerta vendicarsi su Battista Perché? Perché C'è dovrebbe vendicarsi su, su Battista? Per, cosa, per poi, il padre Ah! Beh, però perché ci potrebbe picchiare Battista? Che è il, tripl che Charles... è il triplo. No, di che... lei, poi, tra l'altro. Uno, due, a parte che Charotte e Hill in questo momento, infatti, esatto. che Charlotte aveva detto a suo padre di morire. Esattamente, esattamente. In lacrime, tra l'altro, sì. perché non riusciva a dirlo. Non era neanche, eh. ricordiamo che non era neanche al compleanno della figlia, Esatto. Cioè. Perché avevano un show, però, però, diciamo, era, 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 era impegnata. quella sera non si è neanche presentata al compleanno. E... No però Vai. essendo il Charlotte l'ultima volta da il. Quando... Ti ricordi quando doveva fare il promo Per cacciare il padre sì. che, neanche lei ci ri... che sentivi che neanche lei ci riusciva Perché non voleva insultarlo Eh beh certo ovviamente Quello, quello è ovvio Uh, va bene, non ho, a meno che non ci siano dei messaggi sulle nostre fanpage. Che vado a vedere, le ricordiamo: facebook.com. Slash facebook.com Slash tutto di cento. Ma non mi pare ci siano messaggi da quelle parti. Per, uh, per quanto riguarda la diretta ma di non questa diretta, ne no, neanche a me non ne sono arrivate. Effettivamente, vado, vado a vedere, uh, no, non ne sono arrivate. Abbiamo scampato i supplementari. Tra l'altro, questa sera con la partita di Champions. Quindi eh. siamo andati in onda. Uh, però, però, però il pericolo per i prossimi turni ci succede sempre, quindi teniamo sempre, sempre d'occhio. E nulla, direi che non ho altro da aggiungere per, per questa sera. Ci sentiamo nel weekend con il, uh, con il caffè, anzi a fine del weekend, credo, scusa, tra domenica e lunedì con il resting in Caffè. E uh, niente, grazie a Mattia Di Noi, ecco qua. Grazie a voi, ci sentiamo settimana prossima. Grazie a chi ci ha visto in una diretta su Twitch, a chi ci ha ascoltato in una diretta su YouTube e chi ci ha eh, poi seguito on demand su entrambe le piattaforme. Vi lasciamo con la sigla Paladino del Web noi ci sentiamo domani sera alle 20:55 per punti di Champions con Barmona Bar Bar con Liverpool e barcellona Lione. Giovedì sempre alle 20:55 per il pallonare speciale Europa League con Inter, Alta Francoforte. Domenica sera con il derby di Milano e i pallonari. E poi tra domenica e, e lunedì nuovo appuntamento con il podcast ufficiale di resi.com. Con il post show di Roe invece... Torniamo martedì prossimo alle 22 Perché non credo ci sia calcio Perché c'è anche la sosta poi per, eh, per i nazionali Quindi noi saremo regolarmente in onda Martedì prossimo alle ore 22 Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima Ciao. Signore e signori Ragazzi e ragazze Ladies and gentlemen Benvenuti Il paladino ha vinto La sì. caduta e Siamo vicini Guarda in alto, lo sai chi c'è, c'è un paladino che combatte per te Vice ormai, la sua legge su web, anche se nessuno ti spiega il perché Tutti ne dubitano, ma alla fine si ricredono Salva il bambino dalle sue grinfie, che altrimenti saranno guai Affrontami, affrontami, non chiede di meglio GP Sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui, alza il tuo sguardo e scruta il cielo, dalle nubi scorgi il tuo dominio su queste guerre, ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no! Paladino. Il, eh, eh, eh. allora. il, il, il paladino si aggiudica! salami, 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 le dirette diventano appassionanti quando gli fai incazzare Tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbarchi il mazzo Ecco che giunge una visione di un futuro che luce mai vedrà Tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dire. Controllami, controllami, ma cosa sto vedendo da qui? indiani, giapponesi, alternativi al sistema che da sempre dipendo Alza il tuo sguardo e scruta il cielo dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web ecco che la fine si avvicina il suo sacrificio non rimarrà vano, no! Paladino. Che schifo! Questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano! Ten! Ten! anche contro Brian e ricordate che contro di me è contro se stesso! Questo programma è stato offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.